Lei ne ha viste tante di malattie misteriose, non è vero? Come l'epidemia qui alla clinica. Un caso difficile. Come molti altri. Ricordo quando incolparono Dorothy della morte di suo marito. Signora Jennings, la dichiaro colpevole di omicidio di primo grado. E riteniamo giusto che lei trascorra il resto della sua vita in prigione. Sentivo che era innocente e lo dovevo dimostrare. Su quel libro potete vedere l'immagine di uno stomaco distrutto dalle lacerazioni. Il signor Jennings beveva molto e questo aveva danneggiato gli organi vitali. Le pareti dello stomaco si erano assottigliate ed è sopraggiunta una grave emorragia. Ecco la causa della morte. Vedete questo sangue scuro? Sì, lo vedo. Guardi anche lei, Hank. Gastrite e ulcere sanguinanti. Guardate voi stessi. È esattamente quello che mostra il libro. Non sono convinto. Io sì. Ho visto abbastanza. Dottor White. Ricordo anche il caso di alcuni lavoratori cinesi che si ammalarono improvvisamente. Stavano prendendo il tè con i biscotti. Matthew ne ha mangiati? Sì, li ho mangiati anch'io. Col tè? Col latte. Matthew ha bevuto il tè. Ma ci ha messo il latte. Non capivo come si fossero ammalati finché... Comunicazione urgente da parte del dottor Quinn, indirizzata al forno Walkill, Orange County, New York. Me lo faccia sapere quando riceverà una risposta. Non credo prima di domani. 213 persone sono state intossicate anche in altre città. Da quei biscotti? Hanno trovato del piombo nella farina. Le macine usate per la lavorazione erano bucate e gli operai le hanno riempite col piombo. Mentre le ruote si consumavano, il piombo passava attraverso i buchi nella farina. E col calore e la fermentazione, questo piombo si è trasformato in carbonato di piombo, che è un veleno mortale. Come mai io e Peter non ci siamo ammalati? Perché il latte che avete bevuto è riuscito a neutralizzare il veleno. Mi ricordo di quella volta in cui mia madre si ammalò. Vedrai che andai a Boston per stare con lei e mi dovetti scontrare col suo medico. Potremmo avere un secondo parere sul suo caso. Beh, mi dispiace, ma ora ti devo visitare. Il fegato è ingrossato, ma io non sento alcun tumore. Il dottor Hanson dice che si trova sul fianco. Scusami se ti faccio male, mamma, ma mi devi dire se è più doloroso quando premo o quando lascio andare. Fa un respiro profondo. Che succede qui? Una visita medica e un altro parere, dottor Hanson. Mi dispiace, ma io non sono d'accordo con la sua diagnosi. Non hai alcun diritto di contraddire il dottor Hanson. Invece sì, mamma, perché da questo dipende la tua vita. Io ritengo che soffra di epatite. Ma è assurdo, soltanto i poveri ne sono contagiati. Conosco una cura per la disintossicazione del fegato. Non è molto praticata, io l'ho scoperta nella località dove lavoro. Oh, e chi le avrebbe insegnato questa cura miracolosa? Guardi che è una cura che si utilizza da centinaia di anni. L'ho imparata dagli indiani Cheyenne. È veramente assurdo. Michela. Via, fuori di qui, tutti e due.